Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Brevi riflessioni, come vuole Papa Francesco, cercheremo di stare entro i 10 minuti, anche perché abbiamo già tantissime cose che ci portiamo dietro in questi giorni, vorrebbero essere un pochino una sintesi, ovviamente con un occhio particolare, alla celebrazione che stiamo vivendo, che è l'ascensione del Signore. L'ultimo atto della vita terrena di Gesù, finisce anche qui la fase della vita terrena di Gesù. Adesso lui siede, come diciamo nel credo, da poco alla destra del Padre, ma non ha ancora finito. Sappiamo con certezza, questo dogma di fede divina e cattolica, che Gesù di nuovo verrà in gloria, ci sarà la risurrezione della carne e giudicherà i vivi e i morti. Ci sono ancora due cose che deve fare Gesù: tornare alla parusia e assidersi come giudice universale di tutti, di quello che piace, di quello che non piace, di quello che vogliono e di quello che non vogliono. Tutti dovranno rispondere a lui. Questo ci sia almeno a noi ben chiaro. E è lecito sperare, questo lo sappiamo dagli scritti di Luisa in parte, lo sappiamo anche dal Padre Nostro, che prima che Gesù torni possa avere compimento la grande invocazione che noi facciamo ogni volta che diciamo al Padre Nostro, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Grazie. Questo secondo gli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta è quello che si chiama il fiat santificante, ed è appunto un tempo, non sono cose strane che dice Gesù di Roma, che cosa che succede in qualche posto, no, è semplicemente che nei cuori degli uomini si abbia uno stato di tale obbedienza a Dio simile a quello che hanno perduto i nostri progenitori. Sarebbe un mostrare prima del ritorno e farci vivere anche prima del ritorno come sarebbe stata bella la vita se non ci fosse stata la parentesi del peccato, e che ora che Gesù ci ha realmente redento, ora ci ha redento, abbiamo la grazia, ma stiamo in combattimento da mattina alla sera, insomma siamo sempre a rischio, siamo sempre tentati, abbiamo le nostre debolezze, tutte queste cose qui, ecco, quindi speriamo, sicuramente è lecito sperarlo, quindi non c'è niente insomma di contrario alla fede nello sperare che avvenga questo sospirato regno. Ora però, non è che Gesù è partito e ci ha lasciato orfani, come lui stesso disse, assolutamente, perché vi ricordate come incarnandosi non ha lasciato il cielo, non è che Gesù, non dobbiamo immaginare che il Verbo scende, lascia il Padre lo Spirito Santo e poi torna. Spero che l'incarnazione fu un dolce abbassarsi di Dio verso l'uomo, e l'ascensione è un portare la nostra umanità con lui già in cielo, ma Gesù è rimasto sulla terra perché si è studiato il catechismo, e attenzione che è rimasto con l'unica differenza che non si muove e non è percepibile dai sensi, basta, perché nell'Eucaristia, se voi vedete il catechismo della Chiesa Cattolica, c'è la classica domanda da catechismo: dove si trova Gesù Cristo adesso? Con le sue membra fisiche in cielo, seduto alla destra del Padre, ma con la totalità della sua presenza, corpo, sangue, anima e divinità, che è uguale a quello che sta in cielo, nel Santissimo Sacramento. Fine. Quindi chi cerca Gesù lo trova, e lo trova nell'Eucaristia. Come non c'è vita cristiana che non sia mariana, non c'è assolutamente vita cristiana se non si impara a pregare davanti a Gesù Eucaristia. A lungo, non alla mordi e fuggi. Lì c'è lui. E guardate che anche qui moltissimi fedeli, anche persone che fanno tante cose, che fanno tanti incontri, tante preghiere, tanti raduni, tante questioni, se si mettono davanti a Gesù Eucaristia non sanno che dire. Come stamattina dicevo, come va? Quindi dice il nostro Signore Gesù Cristo dopo la comunione, facciamo un altro esempio. Quando entri in chiesa che ti metti davanti al tabernacolo, che fai? Fai così? Zero. Quindi, eppure Gesù è lì, d'accordo? Non è uno scherzo, eh? Chi non crede che Gesù è presente nell'Eucaristia in questo modo è eretico, eh? Non è che, sai, non è proprio in perfetta comunione con la Chiesa Cattolica, sta proprio fuori, sta. Questi sono, non è che sono dottrine comuni, sono dogmi di fede divina e cattolica. Cioè chi non crede questo è come chi non credesse all'Immacolata Concezione, è come chi non credesse all'Assunzione, come chi non credesse alla divinità di Cristo, è come chi non credesse all'origine divina della Chiesa o cose di questo genere, d'accordo? Quindi è rimasto lì. Dove altro è rimasto Gesù? Ce lo dice il Vangelo di oggi. Parte e dà la missione ai suoi, anche agli altri degli apostoli. Andate, è rimasto nella Chiesa. Attenzione, Gesù Cristo si trova nella Chiesa Cattolica,
dove sussiste, come dice l'Uomo Gentium, la vera ed unica Chiesa di Cristo, la cui unità, non c'è tempo di spiegarla qui, prendetela come, non è stata spezzata neanche da tutte le divisioni che sono state. Cioè, se qualcuno se ne va dalla Chiesa Cattolica, crea disordine, ma non rompe l'unità divina della Chiesa. In prossimi incontri di catechismo di adulti, perché fosse interessato, insomma, alle motivazioni teologiche di questa cosa, non ci si muove. Così come è, punto e stop. E come Gesù si nascondeva dietro la sua umanità, certo la sua umanità era perfetta, adesso si nasconde dietro le unità imperfette dei suoi rappresentanti, a volte molto imperfette, ma sempre vista. E come non si può bypassare l'umanità di Gesù Cristo, perché se no tu incontri non Dio, ma la tua personale, soggettiva idea di Dio, non quello che Dio è, così non si può bypassare la mediazione ecclesiale. Quindi capite, un cattolico, col K, quindi di quelli proprio, è veramente tale quando uno vive nella Chiesa, con la Chiesa, in perfetta comunione con la Chiesa, così come è, non secondo come dovrebbe essere, secondo la capoccia sua. E quindi questo è il rapporto mediato che Gesù vuole che ci sia. Così come è mediata il rapporto con lui attraverso la sua umanità, non è un rapporto diretto. Tu quando vedevi Gesù non vedevi Dio, vedevi la sua umanità, non Dio. Quindi, ed è il primo mediatore. Ma è anche personale, il rapporto personale si trova nell'Eucaristia. Quello che diceva, tu per tu, a cuore, lì dove tu fai le tue scelte, lì dove tu lo scegli con Dio della tua vita, prendi le tue decisioni e cerchi di piacere a Lui, non a Tizio, Caio, Sempronio, neanche a San Pio, neanche a Don X, neanche a Padre Pacaio e alla scuola Sempronia, questo stop. C'è questa doppia fondamentale dimensione della nostra vita cristiana. E l'ultima suggestione, ecco, è questa. Seconda lettura, siamo esattamente nei tempi. Cosa facciamo nella Chiesa? Nella Chiesa, la Chiesa è un corpo variegato, è una pluriformità che converge verso l'unità. Ci si comporta in un certo modo. Noi dobbiamo imparare il galateo ecclesiale, perché sennò non siamo degni membri della Chiesa. San Paolo ha detto, umiltà, dolcezza, tra di noi, dolcezza, sempre, con tutti, magnanimità, cuore grande, poi sopportando la vicenda nell'amore. A cosa dobbiamo sopportare? E ricordati che se tu sopporti qualcun altro, sappi che ci sono molti altri che sopportano te. Non dimentica mai che pazienza, sì, ma quanta pazienza che c'è un altro a sopportare te, questo non ci pensiamo mai, capite? E sopportare anche noi stessi, che ogni tanto è un po' faticoso, anche peggio che sopportare il prossimo, d'accordo? È un'opera di carità, sopportare la vicenda nell'amore. Attenzione, avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace, queste parole bisogna stamparsi dentro la regola di tutti i maestri spiriti. Quando devi fare una cosa, fosse anche la cosa più santa di questo mondo, pondera sempre bene le conseguenze. Perché se è una cosa che rompe la pace, rompe l'unione, rompe l'unità, meno che non sia proprio una cosa che Dio vuole al 100%, d'accordo? E tu sei sicuro di questo qua, perché in quel caso c'è il passo del Vangelo, non crediate che sia venuto a portare la pace, ma la spada, d'accordo? Ma fuori di questo, che è un caso limite, bisogna sempre rimanere qui dentro. Questo anche nel rapporto interpersonale. Tu sei convinto della cosa, c'è perfettamente ragione, sarebbe la cosa migliore da fare in queste circostanze, però gli altri non sono così convinti, e se sono come dici tu, succede un finimondo, lascia aperte. Quella è la volontà, se vuoi fare la volontà di Dio, lascia aperte. Perché se rompe la pace, l'unità, non è volontà di Dio. Non lo è. C'è Don Pierpaolo, io ora lui è prete pure lui. Nella Chiesa si cerca sempre, capite, di trovare, anche quando ci stanno gli organismi, il Papa servono i cardinali, i vescovi servono tra di loro, i preti con il vescovo, si cerca sempre di trovare delle soluzioni concordate, ma non perché uno deve mettere forza d'accordo tutti, perché il segno della presenza dello Spirito Santo è la concordia, è la comunione. A un concilio, prima che approva un documento, se non c'è praticamente 4.000 padri conciliari, almeno 3.995 che sono d'accordo, lo rifacciamo, fate le modifiche, ridiscutiamo. Questo è proprio uno stile che dobbiamo imparare e che è importante, più importante di quello che pensiamo. Bene,
Gesù è sceso al cielo, ci aiuti a vivere bene la nostra vita nella Chiesa, è quello che ci portiamo da questi giorni, lo portiamo tutti nelle nostre parrocchie, perché possiamo essere, come Gesù vuole, strumenti di comunione, di amore, di pace, di unità, concorrendo ciascuno nella propria misura e nel proprio modo all'edificazione del corpo di Cristo in terra, che è la Chiesa. Siamo dati Gesù e Maria. Sempre.